Siamo giunti ormai alla decima edizione della Primavera delle Scienze, che è una manifestazione che contraddistingue ormai la nostra scuola, una manifestazione che viene attuata in rete con le altre scuole del territorio. Abbiamo una molteplicità di attività che vanno dal teatro agli esperimenti scientifici e tutti gli alunni vengono coinvolti in maniera diversa, in gradi diversi in questa manifestazione. L'entusiasmo è ciò che contraddistingue, dobbiamo dire, ogni singolo alunno e anche gli insegnanti che si mettono in gioco anno dopo anno con nuove performance teatrali, con nuovi esperimenti scientifici, sempre alla ricerca della novità, di ciò che è più originale e creativo, perché diciamolo, è questo un pochettino il motore della scuola, una scuola che non si ripete sempre uguale a se stessa, ma una scuola che cambia, una scuola che si tiene al passo con i tempi. E allora abbiamo i ragazzini che salgono sul palco per ballare, per cantare, per recitare. Presenza straordinaria a questo evento quest'anno, un giovanissimo ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Marco Martinelli, che oltre ad essere un appassionato di scienza, un dottorando proprio di questa scuola di eccellenza, coniuga la sua passione per la scienza anche con la passione per l'arte, per la musica, ed è il modello giusto da offrire ai nostri ragazzi. Lo è stato in questi giorni, ha cantato con i ragazzi, ha parlato di scienza, ha parlato di vita, ha parlato della gioia della curiosità, quindi una piacevole presenza. Quindi è un evento che si arricchisce ogni anno, è un evento che si riempie di significato e che anche presuppone un grande lavoro organizzativo. Quindi assieme ai miei colleghi, ai colleghi delle scuole, mi sento di ringraziare anche tantissimo il gruppo stretto di lavoro, perché poi è tutta la scuola coinvolta, dai collaboratori scolastici alle segreterie, al direttore amministrativo, ai docenti che coprono le classi mentre i loro colleghi lavorano ai workshop, agli exhibit, alle rappresentazioni teatrali, ai momenti di esibizione scientifica. Il gruppo ristretto dei quattro docenti funzione strumentale che quest'anno in particolare si sono occupati dell'evento, Luciana Ratto, Silvia Rizzuto, Vanessa Balistreri e Giampiero La Barbera, assieme ai miei collaboratori e a tutto lo staff della Guastella, quindi vicepreside, secondo collaboratore. Qui non esistono le differenze, non esistono i compiti e i ruoli quando un evento prende questa dimensione macro. Mi sento notevolmente appassionata e sempre più appassionata alla conduzione di questo evento e devo dire ogni anno emozionata allo stesso modo. Quindi mi auguro, i 10 anni della Primavera della Scienza sono anche, coincidono quasi con i miei anni di dirigenza in questa scuola, e spero e credo che questo evento può continuare, può diventare significativo, può prendere altre pieghe e soprattutto può continuare ad appassionare i nostri ragazzi che con disinvoltura, dai piccoli della scuola primaria ai grandi della scuola secondaria di primo grado e ai più grandi degli istituti superiori, parlano di scienze con naturalezza, passione ed amore. Quindi grazie a tutti e proseguiremo certamente su questa strada. Thank you.